il doppiaggio rappresenta un tradimento, quindi in qualche modo io, mettendo qualcosa di mio, sicuramente tradisco Javier Bardem o Kevin Spacey o Jim Carrey, che sono gli attori che abitualmente doppio, ai quali do voce, diciamo, sempre negli ultimi anni. Per cui se lasciamo questa regola, credo che sicuramente metto molto, insomma, per quanto l'attore nella sua performance lo renda possibile, per cui sicuramente ci sono. Qui stiamo per parlare in particolare di Kevin Spacey, perché presenteremo due, credo, episodi di House of Cards. Ecco, Kevin Spacey è un grandissimo attore. Quali sono le caratteristiche vocali che lui ha, che tu hai cercato in qualche modo di riciclare, di rendere? Ma guarda, la cosa che lui che più mi ha colpito da sempre è stata la sua ambiguità. E quindi nel suo modo di recitare non sai mai, mentre prima non sapevi mai in qualche modo se era buono o cattivo, era un personaggio sempre così, borderline, no? Adesso con House of Cards sicuramente è decisamente cattivo, anzi è la sintesi, è la sublimazione del male in assoluto, però nella sua ambiguità c'è moltissimo, c'è tutta la sua recitazione, ci sono tutti i suoi personaggi teatrali, la sua vocalità. Lui lavora molto sui personaggi, anche se adesso è un po' più se stesso, mentre prima lavorava più in modo strasberghiano, no? Cioè in qualche modo, quindi anche un po' più americano. Secondo me l'Inghilterra lo ha anche contaminato a livello recitativo, tant'è vero che lui ha dichiarato in un'intervista di aver attinto molto dal suo Riccardo III, mi pare, per Frank Underwood di House of Cards, per cui io in italiano cerco di mettermi al suo servizio e cerco di fare quello che lui quantomeno ha fatto e ha creato, insomma. Ecco, non tutti i doppiatori riescono o vogliono mettersi al servizio del personaggio. Quando è difficile mettersi a servizio? Guarda, faccio una piccola premessa dicendoti, io dico sempre in interviste, mi sento un doppiatore realizzato e non un attore frustrato. Lasciando questo assunto di questa intervista, ti dico che io cerco di mettermi totalmente al servizio, anzi ritengo che un buon doppiaggio possa definirsi tale nel momento in cui tu, quando vedi un film, un telefilm o qualcosa, ti dimentichi che è doppiato e ti sembra che quello che stai guardando parli in italiano. Punto. Cioè questo per me, quindi vuol dire che il doppiatore deve scomparire, deve essere proprio una voce nell'ombra, che è il nostro mestiere. Quindi io devo entrare in quel corpo, in quegli occhi, in quei movimenti, in quelle espressioni e devo rendermi il più possibile all'interno di quello. Se riesco a fare questo, credo di aver fatto un buon lavoro. Diciamo che questo è il mio modo di affrontare questo mestiere. E un'ultima cosa, qual è stato l'attore più difficile da rendere? Io dico sempre tecnicamente Jim Carrey, perché è quello più muscolare, no? Più nervoso, più molto articolato a livello di bocca, fa molte cose, molte trasformazioni vocali, eccetera. Per cui tecnicamente lui è il più complesso. Invece recitativamente ritengo che Spacey e Bardem se la battano bene. Bardem attualmente è l'attore che io sento molto vicino, mi piace molto il suo modo di lavorare, si trasforma in ogni film e diventa totalmente personaggio, quindi si mette proprio al servizio del personaggio che fa e mi piace moltissimo. Anche Kevin Spacey è un grande, vabbè, cioè, non c'è bisogno di dirlo. Poi House of Cards devo dire che ci sta portando a entrambi molto successo, anche a me.